buongiorno, io mi chiamo Thomas Lorenzon e come ultimo intervento del mattino con il collega Cristiano Broggi vedremo alcune cose per quanto riguarda l'interior design e il contract. Il contract in realtà lo vedremo oggi pomeriggio. Allora, avete visto questa mattina la produzione di un mobile all'interno di Inventor. Quello che vedremo noi adesso è come usare questi elementi costruiti con Inventor o con altri prodotti per portarli poi nell'ambito architettonico, quindi per usarli nell'interior design e per usarli per comporre degli ambienti nel caso di contract della RAI. Allora, ho messo due slide iniziali che ci fanno capire, come avete visto anche quello che ha mostrato Luciano qualche minuto fa, come il mondo sta cambiando per quanto riguarda la visualizzazione. Quindi è importantissimo abbracciare questi nuovi strumenti per poter avere prima di tutto una visibilità verso l'esterno diversa e dare la possibilità anche all'utente finale di poter usare dei prodotti che girano su iPad, girano su Android, girano su strumenti molto semplici e alla portata di tutti. Ad esempio, prima della presentazione di Autodesk non hanno detto, Autodesk è cresciuta moltissimo come numero di utilizzatori. Perché? Perché ha cominciato a fare quei prodotti per iPad, per Android. Sono passati da qualche milione a qualche decina di milioni di utilizzatori nell'arco di pochi mesi, solo perché hanno introdotto questi strumenti. E quindi che cosa è che è importante? È importante riuscirsi ad adattare a quelli che sono gli strumenti moderni che ci permettono di usare le nuove tecnologie. Quindi che cosa significa per noi questa cosa? Beh, avere la possibilità di opportunità diverse, opportunità che possono essere tecnologiche. Quindi Autodesk che cosa ha fatto? Ha capito che c'era l'esigenza ad esempio di creare degli strumenti che permettessero il rendering in cloud, quindi non dover avere dei super computer per poter fare un rendering in azienda, ma avere la possibilità di utilizzare, questo ad esempio è uno strumento che è Revit, dà la possibilità di logarsi, quindi avendo un progetto, in questo caso architettonico, si sceglie qual è la vista che si vuole andare a renderizzare, qual è la qualità dell'immagine. A quel punto che cosa succede? Il modello viene inviato tramite internet a una web farm di Autodesk, dove viene elaborato, viene creato il rendering e dove ho anche lo storico dei miei rendering passati. E in più posso anche trasformare quel rendering in un panorama 3D, quindi con la possibilità ad esempio di navigare l'ambiente oltre che a visualizzare il solo rendering. Adesso vado avanti veloce così vediamo di recuperare un po'. Vedete? Quindi ho la possibilità di usare una nuova tecnologia che è quella del rendering in cloud. Un'altra cosa è la nuvola di punti. Non so chi ha mai lavorato con la nuvola di punti. Ci sono delle strumentazioni che permettono di acquisire quelli che sono gli spazi, ad esempio, di un ambiente, creando una nuvola di punti tramite un laser scanner. Questa nuvola di punti che cos'è? Non è nient'altro che la ricostruzione dell'ambiente per punti. In questo caso i punti poi sono anche colorati, perché generalmente in asse con lo strumento c'è anche una fotocamera, quindi vengono raccolti anche i colori, quindi ogni punto viene colorato come se fosse un elemento reale. Quindi queste due sono due nuove tecnologie. Poi ci sono i bisogni dei clienti, dei nostri clienti. Che cosa ci hanno chiesto? Beh, chi è che conosce Homestyler o l'ha provato su iPad? Okay. Homestyler è un sito dell'Autodesk dove è possibile andare a disegnare dei propri ambienti. Ci sono dei modelli già presenti, ci sono degli arredi già presenti, c'è la possibilità di vedere, se si vuole, quello che hanno fatto gli altri, di condividere gli ambienti, ci sono dei professionisti che pubblicizzano il loro lavoro su Homestyler si entra, si crea un profilo, si può creare un ambiente virtuale, quindi si può andare a disegnare un ambiente e salvare ad esempio quell'ambiente in formato DWG che poi può essere utilizzato con AutoCAD. C'è anche la versione per iPad, poi alla fine vi mostrerò cosa vuol dire utilizzare un styler su iPad. Un altro strumento è Autodesk Seek, qualcuno lo conosce? È un portale dell'Autodesk dove vengono condivisi elementi architettonici di vario tipo. Vi mostro direttamente, questo è il sito, vedete ci sono tutta una serie di elementi. Se io ad esempio vado su tavoli, ops, scusate. Se vado su tavoli trovo alcune aziende al momento, soprattutto nell'ambito delle forniture di ufficio, che condividono degli elementi. Questi elementi non sono solamente la sedia piuttosto che il tavolo, ma sono già degli elementi costruiti. Vedete che in questo caso ad esempio ho già una serie di tavoli, le sedie, quelli che possono essere i cassettoni e così via, e ho la possibilità di scaricare questi elementi per poterli poi utilizzare all'interno di uno strumento architettonico, poi vedremo Revit, oppure di vederne ad esempio un'anteprima a video. Ok, quindi qui poi vedete ho vari elementi a seconda della divisi per tipologia. Una cosa che si può fare ad esempio in Autodesk Seek e che possiamo fare anche noi per voi se volete è quello di creare gli oggetti perché poi possano essere pubblicati su Seek. Quindi c'è la possibilità di trasformare, se volete farlo voi o possiamo farlo noi per voi, creando questi i vostri oggetti per le librerie che vengono utilizzate in Autodesk Seek, quindi dal formato DWG al formato Revit, per poi poterle distribuire e quindi condividere ai vostri clienti. Una cosa che vedremo questo pomeriggio ad esempio è l'utilizzo di elementi presi da Seek per un contract nel campo ospedaliero, in cui vengono presi degli elementi che sono lettini, che sono armadietti, che sono elementi presi da Seek e vengono composti in un ambiente che è un ospedale, dove è possibile poi ad esempio estrarre un abaco dei materiali, delle quantità. Quindi abbiamo visto tecnologia, richieste dei clienti, portare al cliente, avvicinare al cliente la tecnologia, cambia il modello di business. Perché? Perché non parliamo più di singoli utilizzatori, ma di team di progetto, molte volte anche distribuiti. Facevo l'esempio prima di Homestyler, io posso anche nel mio piccolo disegnare una pianta, disegnare un angolo di un'abitazione e lo condivido e gli altri mi dicono ah bello, l'hai realizzato bene, io modificherei una cosa, un'altra, e così anche per i professionisti. Passare dal modello al progetto, passare da un singolo strumento ad un insieme di strumenti, perché come diceva anche Luciano non utilizzo più un unico strumento che fa tutto, ho diversi strumenti a seconda delle esigenze che devo soddisfare, non più rispondere alla domanda che cosa, ma a come, quando, perché lo faccio, non più solamente file ma modelli di dati, e questo ritornerà utile nelle considerazioni che faremo adesso sull'architettonico, non più uno strumento desktop ma uno strumento o una serie di strumenti che mi permettono di utilizzare anche il web e il mobile. Allora, tutto questo per dire che cosa? Per dire che in ambito architettonico, per la parte di interior design e per la parte di arredo contract, noi utilizziamo un BIM. Che cos'è un BIM? Il BIM è un modello architettonico che contiene non più solamente l'informazione. Chi è che ha già sentito parlare di BIM? Ok. Magari chi si occupa più di architettura, quindi non più un modello che è, non più un disegno che è solamente un insieme di linee che io so che rappresentano dei muri ad esempio, ma quando io traccio un muro all'interno di un BIM, io disegno un muro, quindi disegno un muro che ha una stratigrafia, quindi ha degli elementi che lo compongono, ha un'altezza, ha una superficie interna, una superficie esterna. Se associo a questo muro una finestra, la finestra automaticamente fora il muro, non è che devo tagliare e incollare ogni volta come magari ero abituato con uno strumento CAD, ok? Quindi quando io disegno in pianta, in realtà non sto disegnando in pianta, sto disegnando un modello che è già un tridimensionale. Se io metto una finestra su un muro, la finestra non si appoggia al pavimento, si appoggia già a una certa altezza perché ha una formazione. Quando io di quell'ambiente faccio un rendering, quell'oggetto lì, quella finestra ad esempio, ha già un vetro, quindi è trasparente, non devo associargli informazioni di trasparenza a quell'oggetto perché ce l'ha già. Okay? Quindi tutta una serie di cose che sono utilissime quando vado a lavorare con un interior design, quindi fare un disegno di interni oppure anche con un contract. Perché? Perché il BIM ha le informazioni relative all'oggetto. Prima avete visto su Seek, vi ho fatto vedere quei mobili da ufficio. Quei mobili da ufficio non sono solamente dei disegni, sono anche dei codici, quindi ad ogni oggetto è associato un codice che poi posso andare a riprendere direttamente sul sito, magari legato a un datasheet, quindi a un dettaglio sul prodotto, ad una brochure tecnica e così via. Quindi ci sono diverse sfide aziendali, sicuramente quella che ci richiedono è progettare nonostante i budget ridotti, e questo lo possiamo fare tranquillamente. Avete visto anche il discorso del rendering sul cloud, ci permette di non dover avere delle macchine super potenti per poter fare i render localmente, possiamo farlo fare sul cloud. Condividere le informazioni, tra i diversi team di progetto con vari strumenti come ad esempio anche l'Homestyler, utilizzare software che permettono di condividere formati diversi e soprattutto distribuiti anche sul territorio. Io mi fermerei qua perché poi in realtà ci rivolgiamo a tutta una serie di figure professionali che sono le più varie ormai. Farei vedere velocemente l'Homestyler per iPad. Ad esempio questo è Homestyler per iPad. Io che cosa ho fatto qualche minuto fa? Ho fatto una foto qui fuori, questo è l'ingresso, è un angolo dell'ingresso, vedete? E che cosa ho fatto? Il sistema riconosce l'angolo, quindi io posso andare in un catalogo, Outdoor Living, mi mostra un elenco di prodotti. Anche in questo caso vedete che c'è il marchio, quindi c'è la possibilità di creare oggetti che poi vengono pubblicati e quindi possono essere utilizzati. Ad esempio prendiamo questo, vedete che riconosce la prospettiva, immaginiamo di modificare l'ambiente, prendiamo questo tavolino, ok, poi possiamo prendere magari una lampada, Poi lo mandi via me il direttore. Ok. Vedete, posso ricostruire rapidamente, volendo, un ambiente. Questa cosa poi, volendo, la posso salvare, la posso, vedete, rendere pubblica o privata. Ok. Adesso la sovrascrivo in modello che ho già fatto. E quindi io che cosa ho? Ho una un mio elenco di esempi. Vedete, questo è quello che ho fatto prima, questo è un altro, ok, con un'altra ambientazione, questo è un altro ancora. Quindi uno strumento molto semplice che mi permette rapidamente di andare a inserire degli oggetti. E come avete visto, qui c'è un ampio catalogo di prodotti e sicuramente anche dal punto di vista della visibilità è notevole. Immaginate al mondo quanti utenti hanno scaricato questo software, quindi le aziende che poi hanno prodotto elementi per Homestyler sicuramente ne hanno avuto un dottore. Ok, domande? Allora mi fermerei qui, lascio la parola al collega Cristiano Broggi che vi mostrerà come andare a utilizzare questi strumenti, soprattutto per quanto riguarda la parte architettonica, per andare a inserire all'interno di un contesto architettonico gli oggetti che abbiamo creato con Inventor questa mattina o anche altri oggetti presi ad esempio da Seek. Grazie. Buongiorno a tutti, Cristiano Broggi, architetto, seguo la parte di Revit, settore architettonico. Vi illustro brevemente, senza tecnicismi, un po' che cos'è il BIM, il BIM Information Model. E faccio vedere una piccola realizzazione di una casa e in questa casa creeremo una piccola ambientazione utilizzando gli strumenti che abbiamo visto prima di Seek e i database che sono disponibili all'interno di Revit. Generalmente le aziende o gli studi mi passano dei file DWG che io carico in Revit e su queste piante, su questi layout, noi, io e i collaboratori, realizziamo queste ambientazioni. Revit è uno strumento abbastanza complesso, e però riesce a gestire appunto i dati, tutte le informazioni che noi riusciamo a mettere in un modello, cioè realizziamo dei modelli in 3D, creiamo Scusatemi, mi sono impapinato. Faccio vedere semplicemente che è più facile. Questo è un file DWG che mi è stato dato e su questo noi possiamo andare a creare degli oggetti 3D, dei muri che seguo. Questi muri sono entità parametriche che hanno dei vincoli di altezza di base e hanno delle proprietà di struttura, hanno delle stratigrafie ben precise. ovvero noi su questo muro possiamo andare a definire le finiture, quindi possiamo associare dei materiali, possiamo associare delle stratigrafie composte da vari materiali, perché chiaramente un muro tecnicamente è costituito da vari elementi. Alla stessa maniera possiamo inserire all'interno di questi muri in automatico delle finestre, e anche queste finestre in 3D sono delle entità parametriche già ben definite attraverso un catalogo. Noi qui all'interno abbiamo un set di finestre che hanno diverse misure, e associando attraverso questo strumento cambiamo in automatico le misure e le dimensioni della finestra. Questi elementi sono delle famiglie, e hanno anche queste delle proprietà ben precise fisico-meccaniche, perché all'interno possiamo gestirle. Hanno dei materiali già applicati, il vetro, il legno, e anche queste qui hanno poi delle misure parametriche che noi possiamo andare a modificare attraverso appunto gli strumenti di selezione. Vi faccio vedere, per semplificare un po' il processo, il file completo del modellino BIM. Questo qui è in realtà l'edificio che poi è stato costruito in 3 dimensioni, dove all'interno abbiamo tutte le nostre entità parametriche, sempre scale, finestre, porte finestre e una serie di altri dati, perché Revit comunque è un grande database dove noi possiamo andare a estrapolare le nostre informazioni. Su questo modello possiamo, attraverso il Seek, che è quel sito che vi ho fatto vedere Thomas, dove io ho scaricato già dei modelli parametrici, noi possiamo semplicemente con un drag and drop andare a inserire, trascinando, i nostri modellini. Noi ci mettiamo poi in vista 3D e noi abbiamo già la possibilità di vedere il nostro oggetto 3D, che comunque è parametrico, ovvero noi questo oggetto possiamo andarlo a selezionare e possiamo andare a sostituire i valori di dimensioni, profondità, altezze, in funzione di come noi andiamo poi a generare questo modello 3D. Alla stessa maniera noi possiamo inserire oggetti come quello che abbiamo visto stamattina con Davis, un oggetto costruito con Inventor questo non è, sì, esatto, questo non è altro che il file generato in Inventor, convertito in file Revit, e noi possiamo andare a inserirlo e visualizzarlo sempre in 3D. Questo per quanto concerne il discorso degli segmenti degli array. Adesso vi faccio vedere il modello finale complessivo, perché per ragioni di tempo che ci devo gestire. Questo è il complesso del BIM dell'intero. Noi adesso andiamo a visualizzare l'interno del nostro edificio. Non so che cosa si vede, sì, si vede la nostra ambientazione. Questo è un po' il nostro ambiente che è stato creato. Con questo modello qui poi noi possiamo, noi abbiamo creato anche, e vi faccio vedere senza perdere troppo tempo, una piccola animazione dell'interno dell'ambientazione che è stata fatta. Sì, questo molto semplicemente, insomma, noi con questo modello tridimensionale possiamo andare a gestire una serie di informazioni che vanno da sì, poi ci sono sì, dalla documentazione, perché riusciamo a creare una documentazione ben precisa, okay, su piante, prospetti, sezioni. Adesso qui è stata fatta l'ambientazione di una cucina. Queste sono le messe in tavola della nostra cucina. Con anche dei tipi di visualizzazione. Poi naturalmente si possono realizzare in cloud oppure anche in locale i render direttamente in Revit, perché Revit gestisce il motore di Mental Ray e riesce a gestire dei render anche ad alta risoluzione. E molte volte poi c'è tutto il workflow di lavoro, quindi molte volte si passa da Revit a 3D Studio e quindi il render finale poi viene gestito in 3D Studio. Questo per quanto concerne un po' in velocità il discorso della modellazione, che chiaramente così apparentemente è stata fatta velocemente, poi in realtà sì, ci sono anche implicazioni. Sì, l'idea era quella di far vedere, immagino che molte delle vostre aziende anche internamente si occupino di contract o comunque capita molte volte di dover andare a ambientare una realizzazione, quindi quello che era l'idea della presentazione era quella di dire ok, riusciamo a rendere partendo da un DWG, andare a ricostruire virtualmente un ambiente. Questo è un ambiente molto grande perché è tutto un edificio, però potrebbe essere ricostruito anche solamente una cucina piuttosto che una sala da pranzo, velocemente, perché i muri sono degli oggetti architettonici, le finestre lo stesso. Prendiamo quelli che sono gli elementi di arredo da Seek piuttosto che dalla vostra libreria personale, vengono inseriti nell'ambiente. Dopodiché quello che possiamo fare è, ad esempio, quel percorso che avete visto che è disegnato all'interno di Revit permette di avere un'ambientazione molto veloce e anche in molti casi dà al cliente finale piuttosto che al progettista un'idea di massima migliore che magari quello che può essere solamente uno schizzo su carta, oppure un progetto fatto con molti configuratori che vi dà la configurazione sia della cucina o dell'ambiente, però non con questo grado di qualità e comunque di precisione, perché noi stiamo lavorando sopra un DWG. Domande? Oggi pomeriggio vedremo più la parte relativa al contract, quindi con l'inserimento di elementi all'interno di una planimetria e con la creazione di abachi, di costi anche.